Momenti d'artista, un programma di Giuliano Guerrieri. Salve, la nostra ospite è Anna Quadrelli, componente dell'associazione Laboratorio, che hanno organizzato questa interessante mostra, ma super interessante non tanto per i quadri, che sono quadri di un certo spessore, sono sempre piacevoli da vedere, ma questa volta avete anche dato una cornice molto particolare. La cornice perché questa mostra si trova nel cortile dell'Archiginnasio. Innanzitutto, come è venuta l'idea di fare questa mostra in questo luogo stupendo e le difficoltà che avete incontrato? Cercavamo un luogo che fosse nel pieno centro di Bologna, quindi niente di meglio dell'Archiginnasio, e un luogo che avesse una sua visione storica, un suo vissuto storico, e niente di meglio dell'Archiginnasio, che è conosciuto da tutti, soprattutto dagli stranieri, sì, come la più antica università del mondo occidentale, quindi niente di meglio dell'Archiginnasio, che anche da un punto di vista architettonico è stupendo, ricalca lo schema dell'università spagnola, perché è stato costruito nel 1562, ma indubbiamente ha un suo fascino particolare. Questa mostra ha avuto parecchi visitatori, mi risulta. Molti visitatori, soprattutto visitatori stranieri, non tanto perché c'eravamo noi, quanto appunto per la fama del posto. Entrando per vedere l'Archiginnasio, erano poi coinvolti nel vedere anche la nostra mostra, ed è stato per noi un grosso vantaggio. Ma io ho parlato con alcuni, perché purtroppo per fortuna anch'io ero ero presente spesse volte, e hanno apprezzato molto non soltanto il vostro impegno, ma soprattutto la qualità delle opere. Mi sembra che voi siete un laboratorio, ma come funziona questo laboratorio? Siamo un gruppo di amici che si incontra, che si è dato come forma legale, libera forma associativa. Ci troviamo in due locali che sono posti in Piazza dell'Unità, ci troviamo settimanalmente una o due volte, dipende, ognuno di noi ha le chiavi, quindi può andare a lavorare quando e come vuole. Lavoriamo, ciascuno di noi ha un suo proprio stile, ci serve soprattutto per scambiarci le idee, criticarci anche ferocemente, ma soprattutto è stare insieme. Vedere la pittura serve anche da un punto di vista di aggregazione sociale per noi. Beh, infatti effettivamente io vi conosco da tanti anni. È vero che vi criticate, ma fondamentalmente c'è un punto in comune, è l'amicizia. E questo è molto importante. Sì, il punto in comune è proprio l'amicizia. Ci sosteniamo tutti a vicenda, in ogni momento, ed è bello appunto per questo. Il laboratorio, il vantaggio del laboratorio, che è un circolo, magari piccolo, però dal punto di vista dell'amicizia è validissimo. Io ho visto le altre mostre del passato, che l'avete fatto a Barracano, che è anche quello un posto stupendo, eccezionale, più di arrivarci per le ragioni, sì, più difficoltoso perché è più lontano dal centro e poi non si parcheggia, poi è all'interno come questo, ma non è visibile dall'esterno, sì, come è visibile l'Archiginnasio. Sì, questo è vero. Dimmi una cosa, Anna, progetti futuri, qual è l'altro step che voi dovete fare? Progetto futuro non lo dico per scaramanzia. Questo è importante, lo dico. Però avete qualcosa in mente piuttosto, sì, interessante? Sì, abbiamo qualcosa in mente di interessante, ma per scaramanzia sì, non lo diciamo. Dico. Va bene, continuate sempre a lavorare, ma allora tu mi hai detto una cosa fondamentale, che c'è pittura e scultura. E questo è molto bene. E ognuno è libero di scegliere lo stile che vuole. Lo stile che vuole, e soprattutto mantenerlo. Non scimmiotare uno con... Non scimmiotare, non assimilarlo a quello degli altri. Ognuno di noi ha il suo carattere, il suo stile, deve mantenerlo finché possibile tale. Sì.
però sarebbe anche interessante che inventasse uno stile tipo ha fatto gli impressionisti, Machiavioli, eccetera, e fare un gruppo. È un po' troppo impegnativo, diciamo la verità. È un po' troppo impegnativo. È impegnativo, sarebbe bellissimo, sarebbe una meta veramente grande da ottenere, però è molto impegnativo. Beh, vabbè, sai, non ci mai limite alle speranze e anche al futuro, no? Speriamo. Sempre molti ottimisti. Crediamoci. Allora, Anna, io ti do appuntamento alla prossima mostra che tu farai, che io spero che voi farete, anzi, che grazie. Spero che tu mi chiamerai, perché voglio anch'io, sono curioso di sapere il vostro programma. Bene? Va bene. Grazie, ciao. Ciao. Il nostro ospite è Giulio Naldi, anche lui componente del gruppo in laboratorio, anche lui ha contribuito alla organizzazione di questa mostra qui all'Archeginnasio. E Giulio, innanzitutto l'Anna mi ha detto che avete dei progetti futuri, ovviamente, però per scaramanzia non l'ho voluto esporre. Questa domanda la faccio anche te, chissà se tra gli uomini riusciamo a corromperti. Sì, noi abbiamo vari progetti. E questi progetti sono mirati a farci conoscere e se, in base anche alle nostre possibilità, di ampliare, in base anche alle possibilità che ci daranno le pubbliche amministrazioni, perché oggi come oggi gli spazi concessi per gli amanti dell'arte, per noi che amiamo dipingere o creare qualche cosa di bello, sono difficili da trovare. Ma forse anche perché in questo momento l'arte è sentita sì dalle istituzioni, perché c'è un impegno forte nell'arte, ma è indirizzato più ai grandi eventi, no? Mentre invece la possibilità di poter mettere in mostra, di far conoscere nuove forme d'arte o nuovi artisti, fra virgolette, per me è un arricchimento della città. Tu cosa ne pensi? Io sono fermamente convinto, perché la partecipazione della gente, del pubblico, questa è una location particolare, veramente prestigiosa, ma la gente ha voglia di queste cose, che sono anche a volte semplici, ma attraggono. Il bello è sempre una cosa vincente. Ma quello che ho notato, io venendo, io parecchie volte ogni tanto vengo a visitarvi, eccetera, incontro persone, ma quello che affascina più alle persone è poter parlare con l'artista del quadro che stanno ammirando. Molte volte ho visto, mi hanno chiesto, bello, chi c'è? Ho detto, ecco il signore, l'artista o la signora. Sono state interessate a questo. Penso che sia un'arma vicenda anche questa. Certo, il rapporto tra l'artista o l'aspirante artista e il pubblico, specialmente giovane, sì, è un rapporto intenso, un rapporto che gratifica sia l'uno che l'altro. Ma effettivamente ho notato in questa manifestazione, questo che mi ha fatto estremamente piacere, ci sono anche molti giovani che vengono a visitare. Le domande più interessanti sono i giovani. I giovani che chiedono a noi come si fa, che possibilità ci sono, come abbiamo fatto ad avere questi rapporti con le istituzioni. C'è interesse di poter anche esprimersi e avere la possibilità di esprimersi. Beh, questo per un giovane è fondamentale, perché noi, in questo caso qui, voi fate arte visive, se vogliamo, scultura, quadri, eccetera. Poi ci sono anche molti che si
amano anche la letteratura, eccetera. E noi, come la nostra associazione, non mette limiti a niente, perché giustamente anche poter presentare un libro in un contesto con delle opere d'arte, con delle sculture, dei quadri, per me sarebbe un completamento di una manifestazione. Sì, difatti noi abbiamo avuto occasione di poterci fondere in varie espressioni, e tutto questo ha avuto un ancora maggiore interesse, perché le persone hanno voglia di partecipare, di chiedere, di informarsi, di esprimersi e di conoscere le persone che poi fanno questo lavoro o questo divertimento, questo impegno. Va bene, innanzitutto devo complimentarmi per il vostro impegno, come dicevo prima. Spero in futuro di vedere una mostra sempre più interessante, perché in questo modo voi offrite non soltanto ai vostri associati, ma alla cittadinanza una manifestazione culturale che soprattutto ha due doti principali. La prima è una dote che è la simpatia, e la seconda è la qualità delle opere, e mi ripeto per l'ennesima volta il vostro contributo e la vostra partecipazione attiva. Sì, noi siamo impegnati a proseguire in questo percorso, e perché vediamo interesse da parte delle persone, e questi luoghi ci danno la possibilità di incontrare persone di ogni tipo interessate a vedere qualche cosa di bello, a vedere l'arte, a vedere tutto ciò che può essere gradevole. Lasciamo anche che sono le 5:30, perché ci troviamo all'archiginnasio e abbiamo sentito i tocchi dell'orologio. Giulio, ti ringrazio della tua disponibilità. Per tutto quanto. Ciao. Ciao. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurieri in collaborazione con Elvezio Bagatta, Vincenzo Cappelli.